Questo è il Pure Gold Infusion. Cioè oro puro. Oro puro, lo potete vedere. Sono delle goccine preziosissime che danno luminosità e nello stesso tempo anche un effetto anti-age. Oro puro 24 carati. Che si mette sul viso? Il corpo è prezioso e curarlo per chi può permetterselo richiede tempo e sostanze pregiate. Un'infusione di oro puro viene 465 euro. La più costosa qual è? È la crema al platino che costa circa 1000 euro. Ah, però. Poi abbiamo la linea al caviale, sono delle perline di caviale beluga, 445 euro. Questa è una situazione di un massaggio di coppia romantico fatto con olio caldo. Prevede anche champagne, cioccolatini gourmet, quindi l'uso di tutta la spa in esclusiva per 2 ore costa 1000 euro. Io ogni tanto vengo qui anche per la palestra, il parrucchiere che è bravissimo, appena fatto la piega. Prendersi cura del corpo in questo modo è un privilegio, solo chi può lo fa. E il caviale, invece di mangiarlo, se lo fa spalmare sui piedi. Ha un'azione levigante e nutriente per la pelle. Nutriente in genere si mangia. Sì. Il corpo può essere curato, valorizzato, custodito, ma prima di tutto va nutrito. Questo è il gran crudo. Questi sono scampi semplicemente scottati al vapore. Naturali, con un pochino di sale e basta. Anche nel piatto l'ingrediente fa la differenza. Questo è un astice blu ed è un astice nostrano italiano, molto raro. Astice blu? Sì, ha le venature colorate che sono bellissime ma sono anche sinonimo di qualità. Questa è una ragosta invece sarda, questa è l'astice alla catalana che ha un prezzo al peso, 110 euro al chilo. Invece la catalana mista viene 75 euro. Qui abbiamo astice, scampi e mazzancolle. Questo è un piatto per 10 persone, 40 euro a persona. No, questi li vale tutti sicuramente. Le ostriche dalla Francia, le fin. In questo caso sono pousse and clair. Noi mediamente le facciamo 5 euro l'una. Ci sono alcuni che se ne aprono 24 a testa, quindi voglio dire 24 ostriche comincia ad essere importante. Poi continua a mangiare? Assolutamente sì, cioè chi comincia così di solito continua così. Chi vuole trattarsi bene, anche quando decide dove prendere alloggio, può scegliere il massimo. Siamo a Palazzo Dama, nel centro di Roma, a 2 passi da Piazza del Popolo. Una residenza che è l'ex casa della famiglia Malaspina, il più antico casato nobiliare d'Europa. E adesso è diventato un albergo, ristorante, lounge bar, club e una bellissima piscina fuori. Massimo del lusso e del comfort, giocando con uno stile eclettico. Sopra questa scalinata, lampadari originali del Plaza di New York, e alle nostre spalle abbiamo diverse opere d'arte, tra le quali un Miró, un Picasso e poi abbiamo l'Andy Warhol. Siamo nella Royal, che appunto è la più bella. Questa stanza quanto viene? Questa è sui 1500, stiamo a notte, 1500-1600. 5.600 euro a notte, che clienti vengono? Chi può permetterselo? E diciamo che per fortuna siamo sempre pieni, quindi sta andando alla grande. È la notte, il momento in cui chi può non bada a spese. I champagne vanno dai 400 ai 4.500, dipende dalla grandezza della bottiglia che si sceglie. È sempre un Dom Pérignon che però sta sui 4.500 perché è una bottiglia di 3 litri. L'estate avanza, i locali in Riviera riaprono, la festa comincia. Il corpo dei ricchi è pronto. Bella festa, bella gente. Penso che in Riviera sia un locale unico. Se si beve champagne tutta la sera, si può spendere qualsiasi cifra. Quanto costa un drink? Non lo so, sono donna, non me ne preoccupo.